Un comune, Pieve del Grappa, dove sorge il sacrario di Cima Grappa. Un'intera comunità, un'intera nazione hanno voluto rendere omaggio a Roma al Milite Ignoto con la deposizione di una corona d'alloro e la Santa Messa celebrata dopo 65 anni dall'ultima volta all'interno del sacello ove riposa il Milite. Tanta l'emozione della sindaca Annalisa Rampin, accompagnata dal generale di divisione Gualtiero De Cicco, commissario generale per l'onoranza ai caduti. È una giornata particolarmente importante perché andiamo a ripercorrere quello che è un viaggio che ha fatto la Madonnina del Grappa, che ha fatto il masso che oggi funge da altare all'interno del sacello del Milite Ignoto, e questo non fa che ricongiungere il passato con il presente, ma soprattutto ricostruire un futuro alla luce di quelli che sono i valori che questi luoghi continuano ad insegnarci e tramandarci, e soprattutto a quella nuova sfida che vede il Monte Grappa come riserva della biosfera UNESCO, che deve sicuramente tener conto anche dei valori del rispetto, della sostenibilità e soprattutto della pace tra gli uomini e la pace tra gli uomini e l'ambiente. Un senso di devozione laica e spirituale che attraversa l'intero paese, un evento di altissimo valore, ha dichiarato Monsignor Liberio Andreatta, protonotario apostolico, che ha celebrato la messa dopo decenni di silenzio su quell'altare costruito con un masso che arriva proprio dal Monte Grappa. Siamo raccolti oggi qui, in questo grande sacrario, in questo grande santuario, in questa grande cattedrale della vita e della morte, dove noi ricordiamo oggi tutti coloro che hanno dato la vita per degli ideali e per dei valori di giustizia, di amore, di libertà. Questo momento, questo luogo, questo gesto deve fare memoria e ci deve indicare la strada che nel futuro mai più guerre, mai più odio, mai più discriminazione, ma che l'amore e la pace deve vincere sulla violenza e sull'odio.